¿Está filmando? Dall'impatto tutti i pezzi della moto sono tutti in giro. Ok, tirata fuori dal guado di 1,5 metri d'acqua. Smontata, pulito le candele, svuotato le vaschette e i carburatori. Primo avviamento in moto. Aspettiamo il secondo, dai. Secondo, eh. Aspettiamo il secondo adesso con la batteria sua. La batteria sua, mo parte. Sì, ma perché noi abbiamo insistito un casino di tempo e quella si è scaricata, no? Eh? Eh sì. Lo sai una cosa? Che se tu la prendevi e svuotavamo subito le vaschette, partiva subito. Eh? Ah, tu dici che era la prima cosa. La prima cosa da fare era da svuotare le vaschette perché ha aspirato acqua, cazzo, abbiamo preso l'acqua dalla cima al filtro. Ma scusa, quando aspira l'acqua, dove va? Va dentro i carburatori. I carburatori la mettono dentro la camera di scoppio che non esplode. Ma l'acqua è dentro il motore. Non è dentro il motore, sulle valvole da sopra, passa sopra e la scarica. L'acqua entra nei carburatori dai fuori che ha. Non dai da. Senta quando ti arrivate che fica benzina? Ah, da lì! Ma che bastarda! Sì, ma scusa, quando è in moto mica dovrebbe aspirarla però da lì. Quello è sempre aperto, quello fa sì che quando te ti rialzi la benzina esce da lì. Sì, ma quello lì serve. Ma è sempre aperto. Allora che senso ha fare i filtri lassù in alto? No, perché questo devi averle i cubicini e li devi portare in alto. Ah, ecco. Perché tu non prendi l'acqua. Sì, però perché prendi, se per caso non. I cubicini invece che mandarli nel suolo di sotto, li mandi di sotto, quando carichi ti puoi venire di sotto, però quando sei nell'acqua non è un problema. Ma comunque quando arrivi alle candele si spegne. Io Ischia ce l'avevo le candele messe spente, ma no, no, quello lì quando ti entra l'acqua dentro il motore, sotto, ma lì mica succede niente, cioè non è entrata dentro. No. E quello è il problema, capito? L'aiuto meccanico lo prendi lui da te a lavorare, no? No, no, no. Allora. Mi dici che cazzo l'hai messo? Tutto là? Sì. Ma va anche lì con le cazzo. Oh, Stefester. Ti ho visto demoralizzato a un certo punto, Gianlu. Ah, fanculo. Avevo perso la speranza. Qual è, questa qua? Cazzo. Non lo so, l'hai chiamato te? Quelle vanno qua. Però vedi, una bella domenica da passare in mezzo alla natura, così, bello. All'acqua della Fogna di San Marino. Gianlu, sei col VR. L'avevi preso sotto braccio, l'avevi portato su, Ma effettivamente lui è venuto, ha scavalcato il tronco. È venuto giù qui. Ha preso qua la sua sfiga che ha preso il tronco di traverso, le ha portato via l'anteriore, è arrivato sbilanciato e ha fatto la pintocca qui. Dopo noi furbi abbiamo detto, ma perché non la facciamo girare là dentro il ruscello? Solo che dove si vede il tubo lì sotto l'acqua è bassa. Più avanti arriva 1,5 metri e l'avete visto con me che ero immerso fino all'ombelico.
E vabbò. Dunque, che moto da funghi, ragazzi. Oh, comunque la mia moto è la meno sporca di tutti. Gianlu, tu pensa che fortuna che c'hai Luis che ti fa il corso di meccanico. Eh sì. No, voglio te. Dai, l'avventura la facciamo, andiamo a fare la via del sale con le, con le mogli e le morose, no, con le mogli perché siamo tutti sposati. Eh? Le mogli e gli avvocati. No, gli avvocati no. Luis, con anteriore stelli rovesciati come ti trovi? Sul fango. Sul fango va meglio. No, fai fatica a provarlo. Però li sto facendo il rodaggio. Oh, è vero. No, ma si vede quando hai accelerato, prima sei andato via di brutto proprio. Che c'è? La tua? Marci, cioè, tu la dici? No. Dai, vengo con voi perché sono senza assicurazione. No! Questa è un'altra. Mi riconosci per fare il maraggio, poi allungarlo. Mia esperienza anche questa, mettila come ti pare. Oh, quegli altri sono con quelli della Desert Twins che fanno l'endurata. Danzano loro, sono andati con gli organizzatori della Desert Twins a fare un'uscita così di Presberg. E allora noi non eravamo da meno, abbiamo detto sì, ma andiamo a allenarci anche noi. Abbiamo portato anche le canne da pesca a un certo punto. Moby Dick sezionata, questa qui si chiamava Moby Dick sta moto, lo sai? Adesso gli abbiamo messo il nome Fedster. Ma io sto abitando qua. Dopo c'è, guarda che c'è.